iniziale 11 a 7, 12 a 8, 10 a 6, 9 a 5. T'ha preso quel margine in avvio? Il margine dell'inizio è stato, no? La misura sbagliata. Infatti vedi, lui era carico perché avevamo ripreso la misura e riuscivo a mettere più stoccate, però era difficile anche per lui, perché qui tutte e due col busto abbiamo lavorato proprio. Però lui ha un vantaggio che non è legato, può fare un passo, diciamo, come un passo avanti in più, capito? Certo. Perché può, vedi, guarda quanto cammina, invece io sono legato proprio, quindi quello non posso andare in avanti. Già il braccio lungo è più il vantaggio di spostarsi a fare il tifo per te, fa tanti sì. Amici in no, ma in il gruppo è, come dicevo, è bellissimo, c'è sempre stato un bel gruppo nella nostra nazionale. Cioè, io pensavo che facevamo qualche medaglietta in più, specialmente anche Sarri, che aveva il ranking della sua parte, e non due, avevano certo. Cinesi, avevano solo Hong Kong, però. Guarda, dopo la finale per il terzo e quarto posto andremo proprio a vedere il quarto di finale di Alessio Sarri, perso 15 a 13, così aiuterai anche a capire cosa può essere mancato al resto della squadra. Però, diceva Giovannini, non è stata una spedizione negativa, ci siete sempre andati vicini, sempre quarti, vicini. quarti, semifinali, quarti, insomma, davvero con... No, ma ecco, poi anche Betty ci è andato proprio vicino, 15-14, aveva capito al troppo tardi lì il suo incontro. E qua? Sì, mi ha fatto il tempo, alla fine discorso, è meritato, batte sì. Tiri, lui ha fatto tempo, il braccio è andato via. Niente da dire, meritato, e qua tu te lo coccoli, perché insomma... Vabbè, no, ma... Nipotino. Come zio, non come no, lo zietto. Lo zietto. Anche l'allenatore del CT cinese viene a ringraziarti. Grazie di aver perso contro il mio allievo, molto gentile. Comunque, no, 15 a 8. Ho visto delle semifinali molto meno equilibrate. E adesso andiamo a giocarci la medaglia. Tempo, niente, 20 minuti di pausa fra la semifinale persa e la finale sì, per il bronzo. Sì, poco anche. Questo sono contento perché se ti davano più pausa, anche gli altri giorni, i tempi erano più lunghi. Allora per me è stato importante qui avere meno tempo possibile, perché rimanevi caldo, facevi giusto un riscaldamento con fisioterapista. Qui ecco, era partire subito diretti, di prendersi l'assalto dalla mia parte, e quello ho voluto, quello ho fatto. Mancino, Chan di Hong Kong. Guarda, ti posso dire che ho sofferto più il destro che lui come Mancino, perché ho la guardia sulla terza e lui tira molto sulla terza, avendo già il braccio la guardia sulla terza. La guardia sulla terza e il braccio in fuori. Il braccio in fuori. Tutta poi ero più lungo qui, io riuscivo a toccare e lui non trovava la misura. Parlando anche con i tuoi compagni e con i colleghi che sono venuti a seguirti qui dal vivo, avevo capito che niente, sì, non potevo certo. Più perderlo. Ecco, ma loro mi hanno detto, abbiamo avuto tutti subito la sensazione che tu non abbia nemmeno sfiorato l'ipotesi di non prenderti questa medaglia. Tu sei salito su quella pedana sì, no, sapendo questa, che eri più forte. Con 4-0 ho detto non posso perdere questa medaglia. Un atleta che combatte per una medaglia prende 4 stoccate. No. Qui ho fatto battute e tempo cercata. A proposito di tempo, in settimana io ho provato a spiegare la motivazione per cui nella scherma in carrozzina difficilmente si va a esaurimento dell'assalto. Ci sono 3/3 da 3 minuti in cui voi dovete portare un determinato numero di colpi, se non si arriva a 15 alla fine del tempo chi è messo davanti vince. Non succede mai, perché avendo meno mobilità sulla pedana... Nella spada sì, nella spada succede, nella spada può succedere. Nella sciabola no, sono talmente corti i tempi che... Sciabola arma di taglio come la spada, fioretto arma di punta, impostazione completamente diversa. Però la sciabola e il fioretto hanno la convenzione di poter parare e rispondere. Ecco, una disciplina che in Italia ha una grandissima tradizione, non solo come risultati ma anche come praticanti. Abbiamo dovuto fare le capriole per dividere esattamente buona parte della squadra azzurra, ad esempio nelle tante diverse società romane di appartenenza, una distribuzione anche geografica
abbastanza omogenea, Betty toscano, voi tanti romani, Loredana Trigilia, e da dove si può partire ancora, cosa c'è da fare per non perdere questo patrimonio di continuità? Beh, da parte questo... tua, ma anche un Matteo Betty di 22 anni è un investimento per Londra 2012, sì, garantito. 2012 lui è garantito, che potrebbe, a Londra sicuramente lui sarà alla perfezione, perché gli mancavano le gare olimpioniche. Il mondiale l'abbiamo fatto insieme, però l'esperienza in queste gare conta. Questo è uno sport che possono praticare tutti, comunque, in qualsiasi disciplina, in qualsiasi categoria di disabilità, e questo è uno sport che uno può praticare. Ci sono le categorie, è normale, certo. Come penso nel nuoto, ogni disabilità combatte a sé. Ecco, raccontando... Noi qui, ecco, per esempio, la categoria A sono gli amputati, i polio, i paraplegici sono la categoria B, e questo è bello anche, perché prima ero anche open, è stato la scherma, però ecco, per tanti non c'erano possibilità, perché noi abbiamo tutti gli addominali, il paraplegico no. Si vede dai movimenti, ma ancora un po', certo, noi facciamo dei movimenti che non fa la seconda categoria, ecco perché è stata divisa, però c'è anche anche una terza categoria, che è la categoria C, dove non c'erano, però azzurri in ancora questa, no non è che non ci sono azzurri, non ci sono nelle Olimpiadi, c'è la Coppa del Mondo. Noi abbiamo un ragazzo che è bravo, è russo si chiama, sì. E lui ha fatto medaglia al mondiale, però alle Olimpiadi non sono ammessi ancora, e anche perché no, come tetraplegici ne sono ancora pochi. Ecco, invece, raccontando un po' le vostre storie sportive, di Matteo Betty ad esempio si diceva che tirato anche da ragazzino in piedi, da normodotato, è un vantaggio particolarmente rilevante.